Buonasera e benvenuti a Sorrento. Questa sera special guest al Circolo dei Forestieri, Luca Sepe. Io prima andavo a fare chiamaci di marito, con i testimoni, con l'amici, con tutto quanto, e alla fine, dopo un'ora e mezza, sta mandando in da chiesa a dire: ma chissà quando ce lo fai? E così, ma torniamo un attimo anche alla banchettistica. È diversa da Napoli a Milano, ma nel resto del mondo, mi dovete credere, a Milano, nel giro di un'ora e mezza, forse due, era tutto finito. Uno champagnino, un brindisino, un antipastino, un po' di torta nuziale, le bomboniere, dopodiché tutti quanti. Tipo Sorrento, il beniamino partenopeo dei napoletani, Luca Sepa, ciao! Troppo buona. Beniamino, beh, più Beniamini, diciamo la verità. Grazie. Botte piccola, vino buono. Brava, beh, tu che ne sai? Stupizie no, se me levo i tacchi, anch'io sono più bassa di te. Ma per una donna si può fare. E poi diciamoci la verità, a Sorrento tutte le cose sono grandi, cose piccole non esistono. Io ogni volta che vengo qui mi diverto tanto, poi questa sera veramente gran bella serata, gran bel concerto. Davvero una gran bella serata. Ho notato, mi ha colpito una frase prima, durante il tuo concerto, che tu hai detto: noi napoletani ci potremmo permettere. Perché? Perché in realtà noi tutto è concesso, noi siamo il popolo dell'eterna contraddizione, noi siamo quelli che cercano di camminare su una linea retta, ma in realtà di geometria non abbiamo mai capito niente. Quindi in realtà la nostra spontaneità fa sì che noi possiamo in realtà dire e fare tutto quello che vogliamo, perché tanto comunque sia, per quanto possiamo sforzarci di farlo in maniera coerente e corretta, saremo sempre comunque diversi da tutto il resto. Siamo speciali nel bene e nel male. Assolutamente sì. E a proposito di questo, svantaggio, i vantaggi e gli svantaggi di essere un artista napoletano? Ma guarda, come svantaggi non me ne sovviene nessuno, perché in realtà se non fossi nato a Napoli forse non avrei potuto fare quello che faccio, nel senso che i napoletani possono fare tutto quello che possono fare gli altri con qualcosa in più. Ricordiamoci che Napoli è il centro del mondo, della canzone, della goliardia. Quando vai all'estero e parli di canzone italiana, parlano della canzone napoletana. Penso che svantaggi nell'essere napoletano non ce ne siano, che ne vogliano dire, sicuramente è una città con i problemi come ce li hanno tutti gli altri. Certo, è anche vero che le libertà che ci siamo concessi nei secoli ci hanno caratterizzato anche nel male, però devo dirti che tutto sommato non cambierei il mio essere napoletano con niente. Ho letto un po' la tua biografia, davvero ricca di successi, Sanremo, Festival Bar, hai iniziato giovanissimo, a 14 anni ho letto. Quali sono i tuoi progetti futuri? Non lo so. Se lo sapessi non potrei farlo questo mestiere, perché in realtà questa vita ti riserva sempre delle cose nuove. È anche vero che la radio va benissimo, tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli riscuotiamo un successo straordinario con i Tappi, saluto anche il mio socio Antonio Manganiello, e la televisione tra poco, tra un po' parte questa trasmissione nuova su Canale 9, Tele Oggi, che vi raccomando si chiamerà Non c'è un euro, quindi come puoi capire insomma abbastanza al passo con i tempi. E poi chi più ne ha più ne metta, una tournée ricca che sicuramente mi porterà ancora in penisola, e quindi vi invito a seguirmi anche sui miei canali telematici come Twitter LucaSepe76 oppure anche su Facebook LucaSepe, LucaSepe bis, LucaSepe tris, LS Music di LucaSepe, chi più ne ha più ne mette. Grazie, l'ultima domanda: sei davvero un artista completo, cantante, speaker, comico, ma non molti sanno che tu sei anche un cantautore bravissimo, hai scritto delle canzoni meravigliose anche di tuoi colleghi come Gigi Finizio, come una delle mie canzoni preferite Musa, e leggendo la tua biografia ho scoperto che l'hai scritta tu. Non lo sapevo. Musa è una canzone ispirata da una donna, perché le donne sono sempre state la mia una passione, tua fonte. Nel senso che fondamentalmente la donna va amata, io sono un femminista convinto e le donne vanno elogiate, vanno amate e lodate 24 ore su 24, 360. Bene, con questa ti ringraziamo ancora di più e adesso ti ameremo. Me ne so bene. Allora grazie, ancora ti aspettiamo a Sorrento. Tornerò sicuramente. Te l'hanno mai dato un bacio durante l'intervista? Solita sera a casa di Ciro, gli amici di sempre sono tutti qua. E da tutti i matrimoni napoletani ci ha tassato forza.
almeno una zia che si chiama. E siamo in compagnia di Lucia, Carmen, Angela. Noi stiamo facendo in TV Sorrento un sondaggio. L'estate ormai è alle porte, siamo in primavera inoltrata, la domanda è: vi state preparando alla prova costume? Certo, andiamo in palestra, facciamo delle cure. Ma voi siete già bellissime, quindi non avete bisogno, credo. Grazie, però non mangiamo dolci. E stasera la cena qui? È stato tutto buono. Anche dolci? Non ho mangiato. Ah, quindi non abbiamo mangiato. A parte la palestra, evitare i dolci, cosa state facendo? Dei suggerimenti a casa per le nostre amiche? Stare a dieta, andare in palestra e fare trattamenti al corpo. Segreti particolari? Camminare. Allora, sono Tommaso Montagnaro, sono qui al Circolo dei Forestieri, non sto pensando praticamente a niente, perché praticamente mi sto solo divertendo questa serata con Luca Sebe, che secondo me è un grande. Allora, ascolta, noi volevamo sapere, stiamo facendo un sondaggio, visto che l'estate è ormai alle porte, vogliamo sapere se ti stai preparando alla prova costume. Guarda, sì, diciamo come tutti quanti, sì, mi sto preparando alla prova costume, sicuramente. Guarda, guarda. In che modo? Guarda, sto facendo una dieta rigorosamente base di frutta e verdura. Il naso sta crescendo, è vera questa cosa. È vero. Fa vedere la pancia, hai la pancia? Dove sta? Dove sta la pancia? Dai un pochino. Allora, giusto, voglio togliere giusto qualche chiletto, però sarò pronto per la prova costume. E siamo in compagnia di Alessio Alfonso. Voglio capire, ma gli uomini del 2013 si preparano alla prova bikini? Sinceramente. O se ne strafregano altrimenti? Sinceramente, io me ne strafrego. Ma perché già hai le tartarughe? No, c'ho proprio la tartaruga lì. Ma io! Sei incinto, sei. Eh? Sei quasi incinto. Brava. Vabbè, però om capanz. Ho messo sta. Yeah. E tu invece? È girata. A te si è girata la torta. Non quindi dovuti venire a mangiare. Quindi avete mangiato abbondantemente stasera. Abbastanza. Cosa? Di tutto e di più. Tipo? Antipasto. Antipasto, primo, due. Ma voglio sapere che cosa per la delizia del palato. Allora, paccheri, gamberetti e ceci. Poi? Poi antipasto con provola al fumé, non ricordo bene. Bene. Poi tagliata di carne, delizia di... Il fatto che lui mangia tanto per mangiare. No, non è vero. No, qua noi tutti napoletani mangiamo proprio perché ci piace mangiare. No. Quindi queste cose che voi dite alle donne a casa... E capire cosa mangi. Abbiamo gustato perché era tutto buonissimo, quindi impossibile non gustare. Bene, allora viva i buon gustai come voi. Grazie. E da Sant'Antonio Abate? Il Cascone Gaetano. Dario Andrea. Il forum dei giovani. Forum dei giovani di Sant'Antonio Abate. Io sono il coordinatore e loro i miei consiglieri. Voi siete? Luigi Garofalo. Già fatto lui. Allora, voglio sapere, voi con la prova bikini come state messi? Abbastanza bene, ho perso appena 14 kg, me ne mancano altri 10. Credo per luglio ce la dovrei fare. Quindi ora stai a dieta? Sì, sto a dieta ferrea. In che modo ti mantieni in forma? Allora, sto a dieta, la mattina vado a correre, faccio 10 km, faccio Pozzano, bikini, faccio Miramare, bikini, Miramare, tutte le mattine. Io insieme a Pasquale Alfano, il mio zio. Bene, quindi numero uno, andate a correre, poi? Poi dieta ferrea. Cioè? Carne bianca e insalata a secchi, cassette di insalata senza... Ma stasera che hai mangiato qua però? Stasera non era a dieta. Come non stavi a dieta? Ma niente, perché siamo venuti a vedere Luca Sepe. Allora si deve mangiare con Luca Sepe. Sì, si deve mangiare. Va bene, allora grazie per questi tuoi consigli di dieta ferrea per la serie... Predico bene ma razzolo male. No, esatto, esattissimo. Predicare bene e razzolare male. Beh, grazie dei consigli comunque. Okay. E direttamente dal Perù abbiamo stasera con noi Pamela. Pamela, benvenuta. Allora, voglio chiederti, davanti a questo bel piatto di questa bellissima e penso buonissima delizia al limone,
Ma tu ti stai preparando alla prova costume? Certo, certo. In che modo? Voglio capire un po' se dal Perù abbiamo qualche suggerimento interessante. Allora, tante verdure e poi tanta palestra, zumba, step, fitness in generale. Quindi verdura e fitness. Certo. Da quanto tempo vivi in Italia? Da 2-3 mesi. Ah, da poco! Come ti trovi da noi che si mangia così bene? Bene, bene. Anche se l'alimentazione è un po' pesante qui, diciamolo. Parmigiana, pizza. Sì, è tutto un po' pesante, però l'importante è mantenersi nei momenti quando stai da sola, cercare di non mangiare troppo. Grazie, ciao. Ciao.